concerto di Vasco Rossi è finito, il popolo del Blasco sta tornando a casa, qui siamo in una via di ritorno verso la stazione completamente piena di fan di Vasco. Non ci fanno passare. Perché? Perché dicono che creiamo macello qua, creiamo macello là. Non si capiscono. Ti sembra organizzazione questa? Parla un po' con loro, no, parla un po' con questa gente qui che ha senso. Dai che dovrebbero. Dove deve andare lei? A Milano. Quanto tempo aspetta? A Milano c'è la gente, la mia amica che sta male, è svenuta, un medico non c'è, la gente è svenuta qui, tu vai, fai un giro, vai, chiedi un po' ai poliziotti perché è bloccato. Vorrei fare complimenti al prefetto di Modena per tutta l'organizzazione. Ecco, di merda. Dove dovete tornare? A Reggio Emilia, siamo vicini, però due ore che stiamo aspettando. Ma vi hanno detto, vi hanno comunicato cosa è successo? No, è che siamo 220.000 persone e non vogliono farci entrare alla stazione. Cioè, vogliono farci entrare praticamente sì, scaglionati, sì. Treno per treno. Sì, ma non è normale. Diciamo, no. Ci voleva questo problema dopo una bella serata come Modena Park? No, anzi, non si aspettava per niente un'organizzazione del genere. Tutto organizzato bene e alla parte fine... Dietro. Ma è normale che in una giornata entriamo tutti, cioè andiamo tutti al concerto in orari diversi. Certo. Ma all'uscita lo sanno tutti lo sanno che siamo tutti insieme. Adesso si è creato un imbuto. Qua. Ti hanno detto cosa succede in stazione? Cosa c'è? Cosa c'è? Troppo non lo so gente. Cosa c'è perché sono qua. Dove dovete tornare? Roma. 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 Vuoi che cominciamo? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo comunicato? Che ci hai tasato per la stazione. Ve l'aspettavate questo dopo una serata come Modena Park? No, almeno di arrivare un po' più rallentati, ma non così tanto. Guarda, serata straordinaria, a 200 metri dalla stazione siamo qua, perciò t'ha già detto tutto lei. Con pazienza, aspettiamo. È andato tutto bene, è una serata favolosa, cioè voglio dire, siamo tutti qui e aspettiamo ragazzi. L'unico disagio, si può chiamare sì, disagio, sì, certo, beh, dai, certo. 220.000 persone, cavolo. Da gestire poi per il ritorno. Sono tante. Comunque dai, vi aspettiamo. Dove dovete tornare? Parma. Ho solo chiesto cosa state facendo. Avete chiuso tutto? Ma si può andare in stazione? No, è bloccato. Di là non si va. Si muore. Sì, abbiamo il biglietto del treno, dobbiamo prendere il treno. Un'organizzazione che lascia molto a desiderare, perché come ci hanno fornito il dettaglio di non portare bottigliette d'acqua coi tappi, sì, bastoncini dei selfie, potevano dirci che il ritorno uno rimane sequestrato qui in stazione fino a non si sa quando. Dobbiamo fare la fila lì, ma c'è gente che si sente male, c'è una calca pazzesca quando ci fanno passare. Dopo una serata come il Modena Park ci voleva a questo finale? No, assolutamente no. I biglietti del treno sono stati fatti 20 giorni fa, tutti quanti, quindi sapevano che movimento c'era. Almeno potevano avvisare, attenzione che al rientro c'è comunque un percorso da affrontare, no? Come passerete la notte qua? Non lo so. Siamo
fermi, stiamo aspettando, siamo in attesa. Ma cosa vi ha comunicato le forze dell'ordine? Hanno una comunicazione poco efficace, non riusciamo a comprendere quali sono le motivazioni del nostro blocco da oltre 2 ore all'ingresso alla stazione di Modena. Da 2 ore siete qua? Sì, 2 ore. Ok, grazie. Da dire, vanno da sé le persone che sono qua, hanno creato un imbuto all'inizio della strada, quindi eravamo in mezzo alla calca di persone. E da quanto tempo aspetta? Dopo la festa del Modena Park ci voleva questo finale? È stato un finale da anche per sì, certo, è stato meraviglioso, certo. Non è successo niente. Arrivo. Concerto meraviglioso, non è successo nulla, l'organizzazione lascia alquanto a desiderare. Ok, dove dovete andare voi? Noi a Bologna, però siamo della Toscana, a Bologna abbiamo l'auto. Dove dovete andare? A Bologna. Quanto tempo aspettate qui in stazione? Un'ora, un'ora e mezza. Ma poco. Forse 2. Forze dell'ordine cosa mi hanno detto all'ingresso? Di stare calmi, aspettare, avere pazienza. Ci voleva questo finale dopo il Modena Park? Assolutamente no. È organizzato un po', non lo so. Sapevo veniva in macchina. No, l'ho già pensato. Cioè, il concerto bello, preciso, va bene, tutto ok, fuori. Ci avete messo a entrare qui in stazione? Un'oretta alla fine, tutto il percorso. Un'ora per entrare in stazione. Siamo i primi però, mi sa. Primi di draghi. Più o meno. Ok. Buon viaggio. Grazie. Dovete andare? A Piacenza. Cosa vi hanno detto treni, come sono messi? Che non c'è un treno fino alle 5.24, tranne uno eccezionale che non si sa se parte o meno. Quindi dovrete stare qua in stazione a mendicare tutta notte. Ci voleva questo finale dopo la festa dei Modena Park? Assolutamente no, una festa rovinata da questi disagi è improponibile. Per entrare in stazione invece com'è andata? Un caos completo. Prima vabbè, la calca giustamente ci sta, però poi non sapevano neanche loro come organizzare i treni e è stato un caos ancora peggiorato da questa situazione. Osso, dove dovete andare? Castelfranco. Emilia? Sì. Che cosa vi hanno detto? Ci hanno detto che hanno soppresso dei treni e dobbiamo aspettare non il prossimo, quello dopo. Perché fortunatamente c'è qualcun altro che deve andare, quindi sembra che ci da quanto tempo state aspettando in stazione? Un po'. Circa? Sì, sarà un'oretta. La linea gialla, attenzione al binario 1. Quanta gente c'è fuori ancora? Tutta. Dove dovete tornare voi? Bologna. Ma 90% di Bologna. Ho fatto avanti e indietro. Ci voleva questo finale dopo il concerto?
ci hanno fatto venire proprio con i treni apposta, eh. Devi dare il casino. No, prendete il treno, guarda là. 220.000 persone, ci siamo fatti un cazzo. Adesso ci stiamo facendo male. Questa è la denuncia. Guarda. Che informazioni avete? Nessuna, ci hanno sequestrato. Fa schifo. È stato terribile l'uscita. Veramente. Abbiamo rischiato all'uscita perché unica strada centrale in due sensi, chi doveva andare ai parcheggi e chi doveva venire verso la stazione. In più un'ambulanza che è passata nel centro, quindi accalcati ad ambo i lati, rischiando non poco. In più tutto questo bel casino. Ok, dove dovete tornare? A Faenza. È tutto bloccato, la stazione è piccola. Ma ti sembra una cosa normale questa? L'importante è non entrare con le bottigliette, con i tappi, seguire i percorsi, poi all'uscita abbandonati come le bestie. Da quante ore siete qua? Dall'uscita del concerto. Da mezzanotte? Tutti, ma è tutto bloccato. A che ora arriviamo a casa secondo te? Così, spara fuori. Dove dovete andare voi? A Bergamo. Non so. Arriviamo martedì, mercoledì, quando? Spero prima, dai. No, dico. Lo so, i lunghi. Okay. Perché davvero si preoccupano delle cazzate. Non è una cosa normale questa. La bottiglietta, qui e lì, e poi, e questa, le cose importanti sono queste. Che non mettono i treni, come si deve. La bici. Una camionetta senza, una coperta senza acqua e senza degli snack. 50.000 persone ferme morte dal freddo senza avere una coperta. Bambini morti dal freddo dentro la camionetta della polizia che non sanno come tornare a casa. Ragazzi, ma questa è l'organizzazione, dov'è quest'ora? Io devo andare a Bologna, abbiamo il biglietto del treno. Consigliato perché hanno detto tutti prendete il treno perché è il mezzo che passa sicuramente, siamo venuti col treno e non c'è, e poi non ci danno l'informazione, non ci dicono niente, ci mandano da una parte all'altra, non hanno organizzato navette, non ci sono, i taxi non rispondono, non sappiamo come tornare, è mezz'ora, cioè come dobbiamo fare?